Audio Jungle. Amici in visione, buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento con WISP Sport per tutti estate, per meglio dire di fine estate, visto che tra qualche giorno arriverà l'autunno, ma noi parliamo al di là di questo, parliamo di WISP come sempre in questo appuntamento, delle varie attività dell'Unione Italiana Sport per tutti, e questa sera lo facciamo tra l'altro in presenza, con grande piacere torniamo ad avere degli ospiti fisicamente nei nostri studi, a distanza, nel rispetto di tutte le regole anti-Covid, ospiti che vado a presentare: il segretario generale della WISP Abruzzo e Molise, Alberto Carulli. Buonasera Carulli. Buonasera Paolo, buonasera a chi segue le trasmissioni della WISP, chiaramente tutti i telespettatori. E sono sempre in tanti, e poi con particolare piacere ritroviamo l'assessore comunale allo sport, l'assessore comunale di Pescara, Nicla Dinisio. Buonasera assessore, buonasera, mi scusi il lapsus, ma parliamo di sport, quindi sì, è un lapsus che ci può stare. Tra l'altro assessore all'ascolto del disagio sociale, una delle deleghe, e disabilità, una delle tante deleghe che lei ricopre, molto importanti, in seno alla giunta di Pescara presieduta dal sindaco Carlo Masci, che salutiamo. E allora questa sera Carulli parliamo di un'attività importante, parliamo di una iniziativa molto importante a cui la WISP tiene in maniera particolare, l'iniziativa Matti per il Calcio, che in passato abbiamo anche mandato sulla nostra rete con diversi appuntamenti, diverse trasmissioni. Parliamo dunque di sport e sociale, e non a caso abbiamo invitato l'assessore Nicla Dinisio, che di sociale e di disabilità si occupa quotidianamente. Sì Paolo, dopo due anni di fermo i ragazzi dei centri di salute mentale hanno voglia di calciare il pallone. Noi siamo partiti circa 15 anni fa, abbiamo fatto anche campionati con 16 centri di salute mentale, è veramente stato un successo riabilitativo per i ragazzi, quindi i medici, infermieri, psicologi sono rimasti veramente entusiasmi di questo progetto. Dopo due anni di fermo abbiamo pensato insieme all'assessore alla disabilità di ripartire, quindi comunque fare un torneo e dare una possibilità a questi ragazzi di tornare a calciare un pallone. Assessore, lei che si occupa quotidianamente delle problematiche di ragazzi ma anche di persone adulte, le chiedo quanto è importante queste persone far svolgere in questo caso attività sportiva, ma comunque far sì che queste persone siano al centro dell'attenzione. Beh, questo è importantissimo soprattutto per questi ragazzi, perché lo sport è una terapia per loro, una terapia che hanno dei benefici, perché più volte è stato scientificamente provato che è una terapia psicologica, terapia per farli sentire importanti, e abbiamo avuto ottimi risultati. Quindi non è la prima volta che si usa lo sport come metodo riabilitativo. Ragazzi che devono essere seguiti costantemente, devono essere anche incentivati, spronati, e diciamo in questo caso specifico attraverso la pratica sportiva, questi ragazzi riescono anche a socializzare tra di loro, perché è molto importante, soprattutto dopo due anni di emergenza sanitaria in cui tutti noi siamo stati costretti spesso a restare nelle nostre case, a non poter svolgere attività sportiva, attività sociale.
Guardi, io che sono stata in contatto con loro in questo periodo di lockdown, posso dire che hanno sofferto parecchio. Questo spiraglio che noi offriamo, grazie anche alla WISP, per loro è una rinascita perché questi ragazzi non vedevano l'ora di ritornare alla libertà, loro la chiamano la libertà, la normalità, per cui questa occasione che abbiamo dato dà loro una possibilità di sfogo e di socializzare, perché diciamo in questo anno che sono stati costretti a stare chiusi e solamente vedendo le altre persone in uno schermo, diciamo che è stata veramente particolarmente dura, quindi diciamo, abbiamo voluto dare la possibilità a questi ragazzi di poter ricominciare e di dare a loro uno spiraglio. Carulli, voi come WISP Abruzzo e Molise credete molto nel valore sociale dello sport. Qui non si parla di competizioni, ma non parlo solo di questa iniziativa, in generale non si parla di competizioni, non si parla di risultato sportivo, non si parla di podio, si parla soprattutto di sport come socialità, di sport come aggregazione. Sì, noi cerchiamo sempre di dare la possibilità a tutti di fare sport proprio per questo motivo, perché lo sport comunque aggrega, ti toglie dalla strada, ti toglie dai cattivi pensieri. Ci impegniamo molto su questo fronte, cerchiamo di dare il massimo, insomma, ecco, comunque facciamo anche diversi progetti proprio per il sociale, per problemi con disabilità. Io direi di entrare un po' nel vivo di questa iniziativa, di questo progetto, come si svolgerà, che cosa vedremo in Matti per il Calcio. Allora, il calcio d'inizio sarà mercoledì 15. Il campo che abbiamo scelto è il campo del Nikki Beach, lo stabilimento balneare sulla riviera nord di Pescara. L'abbiamo voluto fare proprio in mezzo alla strada per dare un'opportunità agli altri di vedere cosa questi ragazzi possono fare, di non emarginarli quando li incontrano, perché sono dei ragazzi veramente splendidi. Quindi il calcio d'inizio sarà mercoledì, poi ci saranno altre due giornate, sono quattro squadre, un girone all'italiana, poi finale primo e secondo posto e terzo e quarto posto. Ci sarà una partita a settimana e niente, speriamo che vada tutto bene. Quello che volevo dirti, Paolo, i risultati che abbiamo ottenuto con questi ragazzi erano molto resti a, per esempio, a lavarsi oppure a rispettare le regole, sono normalmente quasi tutti dei gran fumatori. Noi abbiamo messo delle regole che se non ti lavavi la settimana dopo non giocavi, abbiamo messo le regole che se fumavi la mattina prima della partita non entravi in campo. Questi ragazzi durante la partita non possono fare i falli, perché se no c'è il cartellino giallo o anche il cartellino rosso, e con questo metodo veramente abbiamo ottenuto dei risultati inimmaginabili, veramente una gran bella cosa. Tra l'altro, Carulli, questi ragazzi non vedono l'ora di tornare in campo, perché per loro, come diceva l'assessore d'inizio, è uno sfogo questo. Questi ragazzi che hanno tutti quanti il mio numero non fanno altro in questi due anni mandarmi i messaggi quando ricominciamo, perché poi siamo diventati veramente una famiglia. Un'altra particolarità che volevo dire è che comunque i ragazzi, gli utenti dei centri di salute mentale, giocheranno insieme ai medici o gli operatori della struttura, quindi è anche un modo di socializzare fra loro.
Assessore, l'amministrazione comunale di Pescara, grazie al suo assessorato, alle sue deleghe, punta molto proprio sul sociale. Tante le iniziative che in questi 2 anni di amministrazione Mascia avete messo in campo, iniziative sociali proprio curate dal suo assessorato. Questa in particolare è una delle più importanti, senza nulla togliere le altre, e voi avete aderito con entusiasmo, avete dato il vostro patrocinio a questa iniziativa, avete collaborato con la WISP per la realizzazione. Sì, noi lavoriamo molto sulla disabilità, io in particolar modo con il mio assessorato. Ci tengo in particolar modo a fare questi eventi perché questi ragazzi a fine di tutto il lavoro fatto con le associazioni, per l'appunto con la WISP ma anche con altre associazioni, attività sportive, altre attività anche, riescono ad avere un obiettivo veramente straordinario. Che significa straordinario? Che va oltre l'immaginazione, cioè noi pensiamo che un ragazzo, per esempio, che possono avere dei problemi, non possono avere che possono avere dei limiti, invece poi ci rendiamo conto che con l'aiuto e con la fiducia, perché è importante dare fiducia a questi ragazzi, riescono a superare anche il loro limite. E quindi, come diceva per l'appunto il nostro Alberto, cioè veramente sono dei risultati impressionanti, quindi il mio impegno sarà sempre di avere queste iniziative, ma voglio fare sempre di più perché questi ragazzi veramente meritano. E prima, ovviamente, prima di entrare al Comune di Pescara come assessore, conosceva sicuramente la WISP Abruzzo e Molise, però credo che in questi 2 anni abbia apprezzato ancora di più quello che fa la WISP Abruzzo e Molise sul territorio, soprattutto per il sociale, per la disabilità, per quelle persone che hanno delle problematiche e che attraverso lo sport riescono ad essere come tutte le altre. Sì, effettivamente loro si sono presentati subito, appena mi sono insediata, e devo dire che c'è un'ottima collaborazione, e grazie anche al loro impegno, soprattutto al loro impegno, e li devo solo ringraziare perché hanno sempre delle idee evolutive. Anche, e troppe, anche troppo, diciamo, anche troppo, è un vulcano di idee. È un vulcano, quindi loro non si stancano mai, e devo dire grazie a loro perché arrivano a delle idee dove magari noi non potevamo mai immaginare. Quindi veramente li devo ringraziare perché c'è una forte collaborazione. Eh sì, dunque una collaborazione fattiva tra l'amministrazione comunale di Pescara, il suo assessorato e la WISP Abruzzo e Molise. E Carulli, siamo quasi in conclusione. Cosa vogliamo dire ancora di questa manifestazione, un po' in generale, anche di quello che state pensando di fare per i prossimi mesi? Guarda, allora volevo dire che normalmente quando si finisce un campionato di Matti per il Calcio, perché è il nome che abbiamo dato a questo campionato, a questo evento, si vanno a fare le finali nazionali. Sono 2 anni che non mandiamo nessuna squadra perché le finali non si fanno. Speriamo di mandarlo quest'anno, se riusciamo ad organizzare una finale nazionale come WISP nazionale. Allora, dunque, l'appuntamento è per questo evento, come diceva Alberto Carulli, segretario generale della WISP, con Matti per il Calcio. Abbiamo ancora qualche secondo, assessore. Insomma, è importante riprendere le attività sociali, sportive. Insomma, sono passati quasi 2 anni e anche, diciamo, attraverso queste attività, questi eventi, si prova a tornare ad una normalità. Sì, si prova a tornare alla normalità e noi ce la metteremo tutta per non lasciare mai soli questi ragazzi, grazie alla collaborazione della WISP che ci dà questi eventi, che ci permette di fare questi eventi, e quindi noi non li lasceremo mai soli. Lei ovviamente sarà presente, immagino, anche per il calcio d'inizio di questa manifestazione. Certo, sicuramente. Ovviamente seguirà dal vivo questo evento organizzato dalla WISP Abruzzo e Molise. Siamo davvero in conclusione. Carulli, un'ultima pillola, insomma. Lei è stato per tanti anni presidente della WISP Abruzzo e Molise, per tanti anni, prima della WISP Abruzzo e poi della WISP Abruzzo e Molise, adesso in questa nuova veste di segretario generale, come si trova? Ma pensavo di lavorare di meno, invece lavora di più. Purtroppo lavoro di più.
Grazie, grazie ad Alberto Carulli, segretario generale della WISP Abruzzo e Molise. Un sentito ringraziamento all'assessore all'ascolto del disagio sociale e alla disabilità del comune di Pescara, Nicla Dinisio, per essere venuta nei nostri studi per intervenire a questo appuntamento. WISP Sport per tutti estate finisce qui. Grazie per averci seguito e buona serata. Audio Jungle. Audio Jungle.